Puntata dedicata a Uscio, Bogliasco e Sori, questa parte di Liguria e quando possibile Sergio Rossi. Le nostre trasmissioni anche a distanza di anni partono da qui, da questi eh, contesti, dalle botteghe montane che nel caso specifico troppo montane non sono, ma ci servono per eh, tornare da, da quell'argomento da cui tutto è partito. Sì, anche perché mh, se vogliamo tenere in piedi. Le, le montagne e qui siamo in montagna perché sì che si vede il mare ma ci siamo alla fine dobbiamo non togliere i servizi altrimenti facciamo ridere davvero e anche questa settimana stiamo almeno in partenza su un argomento che davvero ci sta a cuore poi parleremo di storie umane legate alla fellegnameria legata alle erbe legata ai sentieri legata anche allo sport e ovviamente alla cucina ma prima questa storia che va raccontata i protagonisti si chiamano Franco? Grazie. Dove siamo per la precisione? Capreno. So, una frazione di sori. Una frazione di sori, un negozio di alimentari che a livello familiare va avanti dal 1961, probabilmente esistente anche da prima. Però Sergio Rossi qui ci sono parte degli ingredienti che abbiamo ripetuto nel corso degli anni per far sì che una bottega come questa possa ancora vivere nel 2022. Sì, soprattutto c'è. Secondo me. Servizio, servizio, servizio. Cioè la differenza non sta nell'oggetto, sta nel servizio. Pochi abitanti qui a Capreno, ma come si fa a stare in piedi allora? Cercando di prendere anche eh, qualche cliente dalle frazioni vicine e addirittura anche da Sori. Non è che quelli di Sori vengono su da noi, ma noi serviamo qualche cliente giù a Sori. Nel frattempo, nell'immagine di Massimo Fornasier abbiamo visto anche un cliente con un bastone, lo diciamo già in anteprima Sergio Rossi non casuale. Racconteremo la storia e la provenienza di quel eh, bastone da qui a qualche minuto nel corso della puntata. Però, signora, gli ingredienti sono il servizio, come diceva il cucinosofo, ma anche per esempio i buoni che prendete piuttosto che portare la alla spesa di pomeriggio. Prima di tutto la diversificazione, da quella che è la grande distribuzione. Anche nella scelta delle, dei prodotti da commercializzare, eh, non dobbiamo andare sull'industriale, dobbiamo cercare di mantenere il territorio, quindi i salumi di Castiglione, della Valle del Biologico, Pastificio Novella, cioè la frutta e la verdura di prima qualità, possibilmente non strano. Tenete un po' di tutto, carne compresa, Se dicevate? Abbiamo una licenza che possiamo addirittura tenere cartoleria merceria non cioè. è il caso di ribadire che è l'unica e ultima bottega rimasta quassù e poi eh, non si raccontano storie, i muri sono di proprietà che, quello che è un fa fattore tanto. fondamentale ma anche la spesa ha la sua importanza, nel senso che voi all'origine sapete come poter eh, risparmiare certo, certo, eh, certo. Ci, sì. ci, ci rivolgiamo a grossissimi su in Piemonte tanto per avere dei prezzi competitivi rispetto ai supermercati tutto sommato, messo in ordine, Sergio Rossi, un tassello sull'altro, come quello di servire a domicilio senza surplus gli anziani, perché la signora diceva ci rivolgiamo soprattutto d'inverno con loro, con persone che abbiamo visto invecchiare, loro ci hanno visto nascere e non possiamo ovviamente speculare su di loro, ma nel frattempo il paese invecchia e parte è già morto, ahimè, però fino a qua ci siamo arrivati. Sì, eh, diciamo le cose come stanno. Quando dico servizio, 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 dobbiamo considerare che, per esempio, questo signore ci raccontava io il mercoledì me lo brucio per andare dai grossisti e va bene. La domenica d'estate siamo chiusi perché io al mattino ho la fortuna, avendo questo giro, di essere riuscito a fare un po' di servizio, diciamo così, da grossista per i bagni marini e quindi... La domenica mattina io posso dare questo servizio e andare a portare frutta, verdura, ma non solo. Lui ci diceva, i bagni sanno che se a me chiamano e dicono guarda, sono rimasto male, sono senza queste robe, io mi muovo e vado. È lì la differenza nel famoso servizio, servizio. Abbiamo visto prima la signora che voleva non so che cosa e lui gli ha detto guarda, oggi pomeriggio te lo prendo, te lo vado a prendere e te lo porto. Quindi chiaramente non è che lui si muove per questa cosa, ma probabilmente sa che... Il suo movimento è quello, nel movimento prende la roba che manca e questo, questo servizio è fondamentale. Però questa è la dimensione del paese e questa eh, è anche una soddisfazione, credo, al di là della fatica incredibile. Sì, senz'altro, è un impegno incredibile, però anche eh, soddisfazione, l'ho vista convintissimo, no, signora. No, 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 io dico che oltre alla soddisfazione è il pensare ai sacrifici che hanno fatto i suoi genitori, perché nel 1960-61 non esisteva il mutuo bancario. Sano indebitati. Quindi si sono indebitati per, con, con, i parenti, con, i parenti. con i parenti, facendo una scommessa, perché comunque c'era già l'altro negozio che aveva molto più avviamento di noi, molto più solidità di noi, dei suoi genitori, molta più solidità, e, e è stata una, una scommessa vincente comunque. Noi lo continuiamo a chiamare servizio sociale, non battaglia di retroguardia, tra quelli che magari guardano, si potrebbe dire state contando le ore in quella roba lì non c'è di no. futuro. Beh, se contassimo le ore no, le ore di vita, Beh. intendo, perché qualcuno dice questo ormai è passato, ma questo no, significa tenere in no, piedi le, evidentemente. Le giuro che com... vorrei avere vent'anni di meno perché io sono sicura che il negozio di vicinato, come ci proponiamo noi adesso, sarà il futuro. Non siamo minoranza, Sergio Rossi, un po' di speranza, c'è? No, io sono d'accordo con la signora. Se Cerchiamo di far capire ai politici di alto livello che esistono delle differenze. E cioè, a parte il fatto che chi va a fare politico di alto livello dovrebbe prima aver vissuto e non essere nato all'interno di una scatola come sembra sia, quando si capisce a che cosa serve un posto del genere, si capisce anche che voi non potete pagare le stesse tasse di un altro. E non c'è verso. Noi ci mettiamo la faccia perché noi siamo noi, siamo qui. E se noi abbiamo fatto bene 40 anni e sbagliamo una volta, siamo penalizzati per sempre perché la persona non la vediamo più. Quindi dobbiamo lavorare assolutamente bene, bene e con correttezza. Altri posti tu non sai nemmeno chi sia il titolare, non sai neanche con chi andare da a, anche a fare una contestazione. Per io mi spiegavo prima del, della frutta e verdura del mercato, perché non è che non ce la facciamo portare. Io stamattina alle, alle tre, tre e mezza. Tre. Io a andavo a Bolzaneto. Tutto questo per dire beh, insomma, che esistono ancora esempi positivi, non esistono soltanto le saracinesche che, che in altura si tirano giù, Sergio Rossi, ma non ci sono soltanto le botteghe in questa parte di territorio che va da Uscio, Bogliasco e Sori dove siamo e allora se è d'accordo direi di partire subito con una pillola che racconta di un altro uomo coraggioso quassù con gli ultimi animali di questa valle, Mario, un amico di viaggio in Liguria che ci ha già ospitato nel suo mulino non lontano da qui e poi il resto del racconto che ci porterà anche in cucina. Qualcosa da aggiungere? Mia signora mi ha tirato sul cuore in un modo, bellissima in questa avanguardia del, del Saremo, il futuro, Beh, lì, signora, adesso troviamo, io e lei troviamo qualcuno che ci leva, a lei meno, a me mi deve levar 20 anni. Credo, e poi siamo a posto. Io ci credo, cioè, nel senso che sono convinta che non arriverò a vederlo, ma sarà così. Comunque dicono che in sarà Svizzera così. ci sono già i negozi di vicinato che stanno riprendendosi. Speriamo di non morire. Nel frattempo, squilla il telefono: bisogna prendere l'ordine, altrimenti perdiamo anche questo cliente. Detto no, no, ciò, non ma... perdiamolo. non perdiamolo Andiamo da Mario, andiamo a servire quel cliente. E puttata da non perdere. Uscio, Sori, Bogliasco. Ma intanto, Mario. Sulle alture di Sori, un amico di Viaggio in Liguria, tappa fondamentale questa, Sergio Rossi. Eh sì, eh, Mario è una delle colonne di questa valle. Una delle colonne, già ospite di Viaggio in Liguria nel suo mulino, un mulino dalla storia antica, ma qui siamo sulle alture del Borgo del Levante in compagnia di. Puccia e Lato si chiama? Patatrac. Posto splendido, ma splendido grazie a Mario Cucinosofo. Eh, basta guardarsi attorno, si vede che si capisce subito. Fin dove c'è lui e i suoi animali c'è pulito, il resto lo vedo anche da soli da casa. Lei, qualche giorno, lo ha quanti anni? Ha fatto 18 anni, il 12 dicembre di, del 21. E i padatracchi, invece? 13. Beh, insomma, animali datati, animali che sono nel frattempo diventati di super affezione perché questa tappa, Sergio Rossi? Ah, questa tappa perché appunto Mario è uno dei pochi che in questa valle conserva ancora le bestie e le vacche, credo che sia ancora un altro e basta che ha due vacche e perché Mario appunto è un'istituzione qui e, e credo sia un bel esempio guardarsi attorno e capire quanto serve una persona come lui che con solo due animali conserva questa pulizia qua attorno mentre... E il resto è tutto più o meno abbandonato. Mario, di cosa vive? Di agricoltura è ancora possibile? Sì, facendosi un po' di. bisogna lavorare, eh? Perché faccio... di quello che mangio non compro niente: dalle patate, cavoli, radice, qualsiasi cosa. Mi faccio anche il pane quando, quando adesso purtroppo. Con, con, con il mulino siamo fermi perché non c'è smercio di farina. Poi quando, quando, quando macino pane non accattuccio, faccio tutto farina, <coughs> focaccia, pane, eh, qualsiasi cosa. E cosa significa tenere pulito un pezzo di terreno come questo, neanche troppo piccolo? Allora, l'importante è cominciare. Una volta che uno ha cominciato, poi... Un po' per volta, bisogna essere sempre lì, non bisogna lavorare 15 giorni e poi stancarsi e buttare via le, gli attrezzi, <coughs> bisogna continuare piano piano, un po' per volta, quando uno è stanco porta via le scatole, e, però poi... Il risultato si vede. I risultati sono questi. Sergio Rossi, tanto per intenderci, siamo nei pressi della strada conosciuta come la strada di Taviani, ma eh, il rapporto che c'è tra Mario e i suoi animali è qualcosa di più che eh, gente di famiglia, no? Sì, eh, in realtà adesso Mario ci spiegava che questa vacca praticamente è come un cane, nel senso che gli serve per tenere pulito e perché lui ci ha affezionato, come pure... L'asino perché addirittura la vacca non, eh, non è più gravida, non, non si fa più ingravidare e quindi lui non produce ovviamente latte, come qualche volta non è facile spiegare alla gente perché non tutti sanno che, eh, come sempre, se la mucca non, non è gravida, il latte non lo fa. Quindi È così. Sì, giusto. E dopo Mario, cosa succede qua? Niente, qua d'estate poi faccio il fieno loro quando sono fuori lo, ci metto il recinto elettrico perché che non mi vengano nel fieno perché io il fieno lo, 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 lo taglio infatti è visto che levo la foglia perché io il fieno che faccio visto che ho considerato che io il fieno non lo compro perché per comprarlo allora chiudo la stalla e il fieno che faccio qua ha tutto un altro gusto essendo che è vicino al mare quello che compri non sai cosa prendi e sì mi faccio un po' di di mazzo ma... ma dicevo quando poi Mario si è stancato questo pendio qua oh, diventa, diventa di nuovo com'era? boschi sì. rovi no basta vedere lì perché se, se, si, se ti ricordi quando siete venuti giù al mulino ti avevo fatto vedere una fotografia che avevo messo il grano lì qua si vedeva non c'era nemmeno un albero era era da poco che avevano abbandonato, era tutto adesso purtroppo un disastro. Chiusura di Sergio Rossi con questa tappa così cara per noi, ma non soltanto per i discorsi bucolici, ma per i discorsi di concretezza, di testimonianza, Rossi. Ma se ce ne fosse ancora bisogno, è eh, quanto è importante che su quel territorio di cui parliamo spesso ci siano le persone a fare delle attività agricole. Questa è la differenza, guardi, c'era lì davanti, fin dove basta che Mario non ha manco bisogno del recinto elettrico, basta che non curi quello che c'è vicino si forma subito un muro di sterpaglie e lui è già, si è già praticamente quasi chiuso qua dentro. Mario siamo in tempo di peste suina e allora cosa dici con la tua esperienza? Ah, guarda, io mi dispiace perché muoiono tante, tante bestie ma... Purtroppo, quando, quando c'è tanta, 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 tanta selvaggina, selvaggina. quando c'è tanti animali in giro, purtroppo capita che possono prendere qualsiasi malattia. Quando ce ne sono troppi, oh, adesso c'è veramente. È un periodo che ce n'era un po' abbastanza. Per cui. Non so, speriamo bene. Perché, io ho sentito ieri. ieri sempre da voi al giornali, che hanno trovato due carcasse morte in Toscana, per cui sì che noi facciamo, dobbiamo fare in modo che non vadano in Lombardia o in Piemonte o nella Emilia Romagna, però come ti fai? Non li puoi mica legare i cinghiali. Sagerossi, torna il discorso così che abbiamo affrontato nelle ultime settimane anche a viaggio in Liguria. Che dice? Si scende a valle? Andiamo, andiamo, che ci aspettano. Mario, grazie, sempre un piacere venirti a trovare e mi raccomando, finché ne hai voglia. Eh? Porta la seta aperta. Arriviamo! Sono momenti in cui, c'è scritto là, l'arte raggiunge la dignità del lavoro manuale. L'hanno scritto questi signori che rappresentano tre generazioni differenti, Sergio Rossi, il nonno, il nipote, il papà. Tutto è iniziato dal bisnonno, mi pare di capire. Dal sì, bisnonno, bisnonno. Dove siamo per la precisione, Rossi? Capreno. Sempre sulle alture del Levante Genovese, in questo viaggio che ci porta alla scoperta, come sempre, di storie speciali. E che storia è questa cucinosofa? Ma secondo me è la storia di una famiglia di falegnami veri che eh, hanno questa sensibilità anche per eh, la, la cultura locale intesa come, quando possibile, il legno locale. E secondo me è una bellissima storia perché eh, con tutto il patrimonio boschivo che abbiamo noi, spesso abbandonato, anzi che crea dei problemi. Ricominciare a capire che il nostro legno locale può essere usato se è tagliato doverosamente, se le piante sono curate e non significa fare tabula rasa, ma significa gestire il bosco, cioè l'unico modo di fare economia vera sul bosco, secondo me è molto importante perché da quello noi vediamo in pratica dove si va a finire, cioè vediamo il legno e quello che se ne può fare. Non a caso, abbiamo allestito questa tavola con le tipologie di legno differenti, ai tempi del nonno erano soprattutto finestre, oggi è oggettistica, è scale, un capolavoro quello che abbiamo accanto eh, sopra di noi, il cucinoso se ne è innamorato letteralmente. Sì, secondo me è un design bellissimo. <ride> e poi la descrizione con una pillola didattica di questi legni, e allora, c'è un po' di tutto della cultura locale intesa come boschi, da dove si parte, di davanti cosa c'è? Allora, qua partiamo dal ciliegio, sì? che il ciliegio è tipico di qua. Siamo qua, qua, a Capreno, nel posto, ce ne sono tantissime. Addirittura, come dicevo, fanno anche la, 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 la festa qua della, della ciliegia. Perciò, questa è il ciliegio, è un bel legno, questo qua. Poi, è... Adatto per far cosa? Ma cioè, si può fare mobili. Il cioè, mio nonno ci aveva fatto i comodini in casa, le stanze, ci facevano una volta, ci facevano tipo le stanze delle le camere da letto, le qui vicino invece? Qua andiamo sull'olivo, l'olivo mm. è proprio... qua ci abbiamo da tutte le parti, c'è pieno di olivo, questo facciamo più che altro oggettistica oggettistica, taglieri... Quell'oggettistica che stiamo vedendo nell'immagine di Massimo Fornasieri, un altro tavolo allestito con anche un prototipo di Vespa. Sì, è... <ride> quella è una passione <ride> in più. Un'altra passione, un'altra passione. E poi questo? questo? Questo è un legno che ho scoperto qua, sciorboa. Shorbo, che sciorbo. sarebbe, sciorbo. credo che sia sorbo. Sorbo. Questo è un legno duro, mm. io lo assomiglio, assomiglio a cosa? Lo assomiglio al... Um, al pero. Al pero. Al pero, questo qua ci farei io taglieri, È duro come legno. Lì davanti c'è la noce, quella lunga. Noce, questa è una noce. No, questo invece? Questo è un rovere. E quello? Questo è un pero. E poi ce ne sono ancora due. Poi abbiamo il cipresso. Sì. Che anche qua si divide: ci sono cipressi e cipressine a seconda di come è fatto l'albero. Comunque, questo è il cipresso. Questo è un bel legno profumato. E, e davanti abbiamo il cedro. Cedro che ha una storia particolare. Cedro, questo ha una storia particolare perché questo uh, viene da, da qua, da davanti. C'erano degli alberi qua e li abbiamo, abbiamo dovuti tagliare perché erano pericolosi. Per ragioni di sicurezza, E cioè. poi ci sono cresciuto con gli alberi davanti. Beh, sono cresciuto con questi <ride> alberi qua davanti li vedevo. No, sono cresciuti, sono cresciuti con me. Perché la e Allora poi le ho detto, me li prendo io gli alberi e, e di fatto c'è cioè, i tronchi di fuori e ve li tengo. Per... Ora poi vedremo anche il cucinosofo all'opera in eh, questa falegnameria. Non perdetelo perché, a distanza di qualche settimana dalla prova pratica al tornio con la ceramica, c'è anche il legno. Ma nel legno gioca in casa. Rossi, sì, ma venire una volta o l'altra ti do a eh, ci trova eh. Pitturato e ce n'è d'avanzo. Ma per un nonno credo che sia una soddisfazione particolare eh, avere un figlio e un nipote che vanno avanti da dove il papà è partito. Sì, sì, sì. Ma sono guai bui? Eh? Sono waybuing? Sì, sono, no, sono bravi. Tutti di me. Complimento <ride> massimo <ride> per... Per, per un complimento <ride> così da fa fame, la cosa. 85 anni, 53, 21 maggio. 21 maggio, lavorare con papà non è mai facile a qualsiasi livello, però da queste parti, al di là che la specializzazione si trovi in casa, c'è anche un percorso formativo. Eh, siamo in un'epoca in cui si dice i ragazzi non vogliono fare i lavori manuali, tu invece sei la riprova del contrario per fortuna. Eh, sì, più che altro che ci sono cresciuto, quindi è una cosa che è una passione che cresce nel tempo lavorando, perché una cosa come mi ha sempre detto papà è quando inizi a lavorare il in legno, inizi e poi non ce la fai a fermarti perché è bello ti diverte anche se non ti piace. Prima o poi ti prende, prima o poi inizierai perché alla fine ti diverti. E un'altra cosa, Rossi, che ho ascoltato da papà è il fatto io non posso lavorare pensando a quanto guadagno, che è una roba di questi tempi, no. fuori da ogni logica. Non è, è che questo secondo me è un lavoro che se te. Cominci a andare a vedere un lavoro in giro e quando vedi un lavoro, prima cosa che pensi, quando vedi il suo lavoro qua, pensi, quanto mi è mi entra la Basta, è finito il romanticismo, è finito tutto. Cioè, finisce allora. Che non vuol ma dire no, che, che si vive d'aria, cioè, certo. devo fare d'aria. Però cioè, bisogna metterci, prima, prima di tutto, bisogna metterci, metterci da dire, ah, quasi quasi farei così, farei così. Quanto è impiegato a fare questa scala? Eh, questa abbiamo fatto circa quanto sì. abbiamo messo? Quattro giorni, quattro giorni e mezzo, sì. Quattro cinque giorni. E poi c'è una porta là, Sergio Rossi, altrettanto bella, che è una porta di castagno. Castagno. Eh, tra, travi di castagno, quello lì sono tutti i travi di castagno di una vecchia casa che li ha voluti recuperare e abbiamo fatto questa porta qua con travi. Bene, e chi l'ha scritta invece la frase no? con cui abbiamo aperto? Scusate, allora, quella frase lì è di. Oh, Mariam, sapevi bene in inglese? Oh, 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 Guglielmo, Oscar, White, come sono Eh, White, davvero, spesso, eh, ho capito. Su, è di in boom, quindi <ride> va bene. Ho detto in boom, ma che Non si sbaglia. Ora, però, lo vedo molto agitato col suono delle campane in eh, sottofondo, è silenzioso. Sente la pressione, l'ansia, la prestazione. Perché no, non no. credo. Beh, se c'è solo da tagliare un tagliere, cioè, solo eh, dice solo. capisco che lei si allena in segreto il sabato e la domenica nel suo laboratorio. Eh, io però. faccio come posso, certo che non ho un posto così e nemmeno le conoscenze che hanno loro. La chiosa, però, prima di vederla all'opera su questa gente, su questa storia altrettanto straordinaria, il tuo cavallo di battaglia qual è? Su cosa ti senti più ferrato? Non te lo chiedo, oh, oh, tanto, oh, ha, visto, oh. tanto ha, dato, ha visto che Piattaglia aveva allora, diciamolo per loro. Non è che siete abbellinati a casa, avevano fatto la piattaia già con gli incastri pronti, l'hanno provata e l'hanno tenuta smontata per far vedere che la montava il, il, il figlio, ma l'ha fatta lui. Eh? <ride> sì, sì, non, non è che no, l'abbia no. fatta altro. Quindi, Sergio Rossi, se ne trovano poche di storie del genere. Eh? Ma io credo che la storia bella della famiglia, della passione, ma sia veramente una storia che dà anche l'idea di come sia realizzabile una filiera locale. Attenzione, lo diciamo da sempre. Noi abbiamo un patrimonio boschivo che è un problema talvolta enorme, smisurato rispetto alla nostra estensione di regione. Prima o poi dovremo cercare organicamente di metterlo a frutto e non vuol dire buttare per aria tutto, vuol dire guardare quando gli alberi sono maturi, capire quando si possono tagliare e farne legno. Oltre a tutto il discorso che è venuto fuori, soprattutto negli ultimi anni, dei problemi che ci sono degli alberi anche nei giardini, in città, nei parchi, che devono essere monitorati e anche se sono alberi a volte monumentali ma pericolosi, vengono tagliati e se ne fa del buon legno. E non a caso questo tavolo, lo ripetiamo, sopra questa macchina rappresenta legni del territorio. Mese di febbraio, mese adatto per tagliare qualcosa? Sì, eh, adesso, no, adesso veramente. Ah, però da questa settimana a chi? Da, da questa settimana praticamente da no, oggi già ancora un giorno per tagliare castagno castagno castagno, castagno si può tagliare adesso si può tagliare per la luna è già che è giusta e invece cosa altrettanto importante abbiamo visto nelle immagini di Massimo Fornasier i macchinari all'opera rispetto ai tempi del nonno quanto hanno inciso i macchinari nel vostro lavoro hanno cambiato tutto, tutto. 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 io lavoravo con quelli sì, sì vabbè, oh. no, logico c'è stato un passaggio lui ha partito con questa poi piano piano e, insomma, andate avanti guarda. ci sono però delle cose da dire eh, nel senso che un conto è prendere una macchina automatica nella quale inserisci un disegno un disegno diciamo industriale e la macchina tu la regoli e lei ti fa i pezzi un conto è usare eh, esatto. la, la, la squadratrice, cioè la, la sega, usare le pialle prima per fare il legno, usare eh, le tavole per eh, modificarle e poi consideri, quando parliamo di legno locale, che a volte un noce lo compri sapendo che con questo noce non ci farai un mobile, perché lo vedi come è tutto sghimbescio, probabilmente questo ti servirà per fare dell'altro, quindi... Cioè, ci vuole della scienza, non sì, è che sì, adesso sì. perché ci sono le macchine uno allegri, eh. Se no, ci veniamo io le e macchine, lei... Ma... No, no, le io macchine non è che le, le macchine anche cose sciagano più di tanto <ride> il legno, quello ci vuole. Ma per voi di famiglia qui a Capreno, nel paese delle ciliegie, il legno del cuore qual è? Se vi dessero carta bianca, Se mi desse carta bianca. Io mi. questo è qualcosa. A mi piace Loia. L'olivo... Mi piace come sì, sì, sì. me. Secondo sì. me si. Così è. Basta discorsi. Anche in questo caso, Re sa. Finalmente da... Volpara farà il suo tagliere. Eh. <ride> Ragazzi, andate poco distanti. Sigretta e si va col Cucinosofo al lavoro. Grazie per il momento. Grazie. Possiamo, possiamo chiudere e soltanto applaudire. Serve qualcosa. Cioè. Soltanto applaudire. guarda, ci sono le tre generazioni qua che la applaudo. No, volevo eh, dire che noi qui, noi qui non ci abbiamo tempo da perdere. Cioè, se visto. lei ha da, da, da commissionare qualcosa, bene se no eh, le spiego dove è la strada per uh, Sori a bocca aperta dietro la mascherina straordinario si allenerà cioè, anche il sabato e domenica lei dice questo è straordinario non lo so. no, secondo bravo, me lo bravo, dicevano. bravo, bravo, bravo io ora si può applaudire bravo, bravo. vabbè comunque insomma si ora comincia bravo. dal piccolo Chi? un oh, no. maestro cosa dice? Benissimo. Eh. benissimo io ero venuto per imparare a, a cercare oh, perché bravo. si comincia da, da imparare a fare il filo ai, ai ferri no? Eh. io ero venuto per imparare a fare il filo ai ferri invece loro mi hanno... Guardi, le signore di casa, moglie e sorella della generazione ultima le hanno anche preparato la focaccia e il vino bianco per quanto è bravo. Va bene? bene? Ci vuole poco. Andiamo. Grazie. Siccome ha lavorato così bene, siamo rimasti tutti basiti dalla sua proverbiale saggezza anche nelle vesti di falegname, abbiamo deciso di premiarla ulteriormente, Sergio Rossi. Sì, mi, questo è un premio, però non mi, non mi stia a fare tanto lunga sul falegname. Siamo scesi a Valle, siamo in un'istituzione di Sori, un'istituzione gastronomica, vi rendete conto già quelli che conoscono il posto di cosa parliamo, però Sergio Rossi eh però qui bisogna che parliamo di una cosa in particolare perché sono tutte buone però quel castagnaccio lì ragazzi eh. e non si dica che si è venuti qua soltanto per il conduttore ma si è venuti anche a beneficio dei telespettatori certo ma perché eh, non noi, è solo dolce noi veniamo solo per loro però devo dire che io non mangio tanto il castagnaccio beh, lì, ma sto qua Edo Bar nel cuore di Sori con i titolari che si chiamano Giorgio, Fabio Un'istituzione che va avanti da quanto tempo qua? Dal 1958. E qualche giorno lo è: torte di verdure, farinate, focaccia al formaggio, quant'altro, ma diceva il cucinosofo. È bene concentrarsi sul castagnaccio. Vale a dire? Allora, castagnaccio è un prodotto storico della, della cucina ligure, fatto a base di farina di castagno. Un tempo si faceva con prodotti un po' più semplici, meno ricchi, adesso si fa con. L'aggiunta di pinoli, di uvetta, eh, di semi di anice, latte, zucchero, miele. È un prodotto un po' più raffinato, non è solo più un prodotto di sussistenza, ma proprio una golosità. Inoltre ottimo anche per chi è celiaco, perché assolutamente non c'è eh, glutine. E quindi dopo il legno, il momento del castagnaccio, Sergio Rossi, un tempo verrebbe da dire eh, per tutti, oggi per i ricchi fosse solo per i pinoli. Beh, i pignoli dipende quanto ti ne metti perché se ti detegni in pondere va bene per tutti. Però effettivamente eh, quando questo signore ci raccontava gli ingredienti, a me veniva in mente il tempo che è passato. Cioè, non è che gli ingredienti si mettono lì così, eh. lui l'ha dato per scontato. È che probabilmente nel corso del tempo chi ha imparato a perfezionarlo, cioè loro, la sua famiglia, loro. Ha imparato che metteva quel poco di miele per cercare di equilibrare, diceva il sapore un po' amarognolo che c'è a volte nel retrogusto della castagna. Lo zucchero, quanto basta, l'acqua mescolata col latte: cioè, stiamo parlando di cose che non è che uno stamattina si mette lì, eh. sono cose che familiarmente vengono affinate e poi succede che il tuo castagnaccio magari è il migliore di, di tanti altri. Stiamo parlando come sempre, Sergio Rossi, di vendite che si fermano, di code che facciamo, eh, dove andiamo, il signore sta comprando un po' di farinata, ma il castagnaccio va oppure no? È un dolce, eh, diciamo, molto ambito. E una buona vendita forse perché è reputata tra i migliori qua della zona. E si usa già la farina di quest'autunno? Si usa già la farina di quest'autunno, già macinata e arrivata a breve perché comunque si lavorava fino a qualche mese fa con la, con la farina vecchia, ormai adesso usiamo finalmente la farina prodotta di quest'autunno. E qui ritorniamo al discorso della stagionalità che si faceva prima. Beh, sì, diciamo che poi alla fine ottobre, c'hai cioè un mesetto quasi che devono stare lì le castagne, un po' che devi, devi metterle e poi pulirle, eccetera. È chiaro che anche i mulini più evoluti però fino a novembre dicembre non ce n'hai. E soprattutto salini. ritorno al discorso del castagno, Marino prima diceva da falegname io ho il castagno nel cuore oltre l'olivo. Adesso è il momento per tagliare il castagno, il castagno che serve anche per il castagnaccio, tutto ruota lì. Sì, beh, certo, il castagno è sicuramente è stato molto più importante nel ciclo completo, quindi ciclo alimentare che era la base e poi tutto il resto, perché il castagno comunque sia la parte selvatica sia quella domestica se lei andasse a vedere nel corso del tempo tutta la civiltà dei monti era una civiltà del castagno, quindi una civiltà che basava la sua vita sul castagno. Poi naturalmente andando avanti con i decenni siamo arrivati alle raffinatezze perché il castagnaccio odierno non è un cibo neutro come mangiavano allora per mangiare, è un cibo un po' più delicato. Ed è così sbagliato definirlo quasi un cibo da ricchi oggi? Ormai è diventato un cibo da ricchi, perché comunque solo le aggiunte, di, solo dei, parliamo di pinoli, dell'uvetta, dello zucchero, del miele, io penso che 50 anni fa non si poteva permettere una cosa del genere. Era soltanto un alimento che doveva, tra virgolette, riempire la pancia. Anche, anche la farina di castagna, comunque, sia quella locale, l'Igure, sia quella locale lo stesso. Ma del cuneese dove c'è una produzione maggiore di castagne non, non crediamo che sia una cosa economica assolutamente, eh. proprio non lo è. Per chi lo fa, eh, al di là di vedere le immagini di Massimo Fornasier che testimoniano le varie fasi, a cosa deve stare particolarmente attento? Ma è un po' come la farinata, devi stare attento a non lasciare delle bollicine sopra, perché sennò brucerebbero e diventerebbe scuro. Inoltre devi stare attento perché essendoci lo zucchero, lo zucchero caramellizza e di conseguenza anche lì cambierebbe colore. Il problema sempre fondamentale è conoscere il forno, il forno a legna e trovare il, il giusto equilibrio, il momento giusto da, da cuocerlo. Non deve essere né troppo caldo né troppo freddo. Insomma, ci vogliono delle conoscenze. Le conoscenze, delle accortezze, per la farinata, certuni mettono in pratica il regolamento della R, si fa nei mesi con la R, non si fa con i mesi nella R. Il castagnaccio, quando si fa? Il castagnaccio, adesso è il momento migliore, dopo la raccolta delle castagne, dopo che vengono essiccate, si possono macinare. Adesso è il momento che si può mangiare il castagnaccio, anche perché è un alimento che dà molta energia, di conseguenza d'inverno possiamo anche mangiarlo un po' più tranquillamente. Rossi, cos'altro aggiungere? Al di là io, che l'Iricetta sarebbe io, a casa sua? Qui. Per me, eh, oltre ai consigli che ha dato, io direi che è molto importante anche la consistenza, cioè quanto deve essere liquida la miscela che tu metti nella, nella, nel tuo tegame e l'olio. L'olio è una cosa strana, perché l'olio non sembra che sia un ingrediente, tu hai fatto il castagnaccio e non c'hai l'olio, però l'olio cioè, se ne mette in abbondanza dentro la teglia e poi col cucchiaio si fa in modo che non lasci delle sacche, ma che l'olio sia ben mescolato omogeneamente, perché è quello che alla farinata gli fa fare anche tutta, la fa diventare tutta, eh, diciamo così, sgretolata. La stessa cosa per il castagnaccio: se tu gli lasci delle bolle d'olio diventa un mezzo una porcheria. Devi farlo bene, quindi, anche la consistenza credo che e direi che se uno deve proprio fare una cosa, se si vuole sbagliare lo lasci più liquido perché se lo lascia più solido è peggio. Siamo proprio davanti a una zona di passaggio, ci siamo messi nel posto giusto, c'è la cucina da quella parte, c'è chi deve servire da questa parte, cerchiamo di darci una botta a Sergio Rossi, diciamo però che Sori, come raccontavano in avvio di trasmissione, eh, gli esercenti, la sua a Capreno, è ovviamente anche borgo turistico, soprattutto in estate, magari qualcuno lo scopre per la prima volta, chissà quando viene a Sori il castagnaccio, qualche turista, qualche, eh, qualcuno che viene a fare il bagno. Assolutamente, perché eh, la bellezza di Sori... E anche che il turista è immerso in mezzo alla popolazione, in mezzo alle persone, non è un posto molto turistico come essere alle Cinque Terre, bellissime, però eh, non c'è più l'abitante del posto. Qua invece il turista che arriva si trova immerso in una comunità e dove può provare questi gusti che diciamo non dappertutto si riescono a trovare. Questo poi, è lo spot più bello. È bello, e poi mi lasci dire la verità questa formula, questa formula in questo posto. È una formula antica, bella, cioè lei pensi una trattoria, bar, che però ha i forni a legna e fa tutto il cibo delle sciamade, quindi delle torte farinate. È, è un po' quasi una scansione verticale della nostra tradizione legata da, un da una parte alla cucina tradizionale e dall'altra all'altro tipo di cibo tradizionale c'è cioè il cibo di strada. Qui c'è una fusione delle due cose insieme, è molto particolare questa cosa. Da qui a qualche istante vi racconteremo un ulteriore dolce locale che sono i maronsini, anche qui non soltanto a beneficio del conduttore, ma ci interrogavamo prima di questa intervista. Il castagnaccio è giusto considerarlo un dolce o va da solo? Allora, eh, come diceva il signor Rossi, eh, un tempo era un prodotto di sussistenza. Quindi qualche duno lo metta fine pasto. Eh sì, qualche lo mette a fine pasto come dolce, qualche duno lo mangiava giusto per nutrirsi. Come unico pasto, Come unico pasto e, insomma, il, la castagna è sempre stata la ricchezza sì. del nostro territorio perché avevamo la farina pronta per tutto l'anno. Non avevamo la farina bianca, allora ci siamo inventati, la far... si sono inventati i nostri, i nostri avi, la farina di castagne in modo da avere un prodotto di sussistenza per tutto l'anno però per noi è diventato ormai solo un dolce Diceva Rossi. uno lo mangia col gelato c'era un noto calciatore che veniva qua a comprarlo lui di, di estate col gelato e di inverno con la panna signor Rossi come la chiamano qui che Beh, dice signor Rossi va bene <ride> tanto eh, eh, io quello, quello che dico solo è che ogni tanto come ci diceva prima dobbiamo ricordarci che la gente non doveva fare discorsi, doveva mangiare, cioè si doveva vincere la fame. Quindi il castagnaccio è semplicemente un alimento che serviva per vincere la fame e per nutrirsi. Dopodiché oggi possiamo permetterci di fare le raffinatezze e allora ci facciamo le cose migliori possibili. Però allora. prima ci dobbiamo dimenticare che la gente campava perché... Magnava. Ora, allora, operatore, puoi venire un attimo in avanti? Rossi, allora, si renda conto di quanta gente è ferma là con le banconote in mano? Vorrebbero pagare tutti e noi siamo qua a fare discorsi. Eh, no, vogliono pagare noi. Qualcuno vada a prendere sti vado, soldi. No, vado ecco, vedi che per i soldi vanno tutti. La roba è incredibile visto? detto ciò Sergio Rossi andiamo per Maronsini? andiamo per Maronsini non prima di avervi fatto i complimenti anche posso dirlo non c'entra con la gastronomia ma c'entra con la dimensione paese e socialità per aver tenuto i giornali all'interno del vostro locale grazie grazie. Che, grazie grazie. immagino che di questi tempi non sia facile no, no non è facile però noi ci teniamo che la gente stia bene che possa, che possa godere il suo tempo per quanto possibile in questo momento anche con queste piccole cose Grazie davvero, il nostro viaggio continua sulle alture, da qui a qualche minuto. Venendo da queste parti, Sergio Rossi, venendo dalle parti di Uscio. Tappa inevitabile, fondamentale e gradita, soprattutto per il conduttore, e non solo. Eh certo, da queste parti una vecchia conoscenza, vecchia, perché già avevamo fatto tappa in queste mura. Tempo fa, vecchia conoscenza di viaggi in Liguria la signora Antonietta. Antonietta, qui Sergio Rossi per una missione specifica, quale? È quella di farci insegnare come fanno qui a Uscio i maronsini, visto che come in altre parti qui si è conservata una tradizione che è stata tramandata attraverso una signora che li faceva per il suo banchetto qualche decennio fa. Ne avevamo parlato molte stagioni fa di viaggi in Liguria e ci fa piacere approfondire il tema adesso perché è un dolce intramontabile e che mai è tramontato. I maronsini, appunto, diceva il cucinosofo. E allora, la ricetta qual è, signora? Ma la ricetta è molto semplice, eh, ci vuole solo farina, zucchero, latte. Eh, un po' di lievito e limone, tanto limone, la buccia di limone, di limone grattugiata e basta. E basta: tanto. le immagini di Massimo Fornasier eh, rendono esplicito quello che la signora diceva. E immagino anche l'aggiunta del cucinosofo, molto semplice, sempre per chi lo sa fare. Un conte vederlo, un conte farlo. Un conto è vederlo, uno è farlo, eh, sapere bene come mettere insieme le cose, sapere quale consistenza deve avere la pasta, perché poi come si è visto la signora la pasta la tira con un cannello, quindi eh, deve essere una consistenza che ti consente di tirarla, siccome dentro uova che legano non ce n'è, comunque bisogna che la consistenza, credo ci sia anche del burro, però se non sbaglio. Io ho messo sì, anche perché eh, si potrebbe fare... Nella, nella teglia metterci un po' d'olio, ungere la teglia e dare un po' di, di, di grasso, diciamo al biscotto. In questo caso, però, c'è un po' di burro dentro. dentro. Eh. Ho preferito ah, fare così perché rimangono fuori, da anche un minimo forse di morbidezza in più. Ecco, sì, sì, Lei sì, spiegava sì. una ricerca meticolosa negli anni per andare a, a fare la ricerca e la ricetta migliore possibile perché a questo prototipo si è arrivato dopo diverso tempo sì sì, sì. ho fatto tante prove Qua quasi sempre cioè l'abbiamo sempre mangiati non è che l'abbiamo buttati però non mi soddisfacevano perché non, non, non... Non erano quello che mi ricordavo che faceva questa, questa signora. Maronsini significa anche dolce tipico delle fiere tradizionali nell'entroterra non solo, Sergio Rossi. E lei accennava al fatto che a seconda del crinale, a seconda della zona, la ricetta potesse essere diversa. Assolutamente differente una dall'altra, come sempre al mondo. Le Ricette non sono mai uguali e determinano la scelta delle persone. Quindi a lei piacerà una, a un altro ne piacerà un'altra. Esatto. Esatto. Tutt'oggi eh, rimane oh, qualcuno che li produce nel basso Piemonte, ex Repubblica di Genova, come direbbe eh, Bampi: nel senso che lassù alcune tradizioni genovesi sono assolutamente rimaste e ci sono, c'è ancora chi li vende, li produce, li vende portandoli da lì e hanno. Eh, la loro forma, questa, e il loro sapore particolare li, li, li chiamano amaretti di limonetto. Noi li abbiamo sempre chiamati maronsini, per quello che so io, nelle feste come quella del mio piccolo paese, eh, le feste delle sagre, arrivavano dalle, dalla mezza costa genovese, quindi dalla zona che potrebbe essere Sant'Eusebio, Fontanegli, San Siro di Struppa, da quelle zone lì. E c'erano questi produttori che venivano su a venderli, li facevano prima. E quindi, qui mi dice una signora, ci dicevano che li faceva questa, questa signora per sé, poi poi venderli sul banchetto in giro. Quindi, oh. questo è se vogliamo mh, dirla semplicemente questo: insieme alle, alle reste di nocciole, è forse il simbolo del, di quando noi eravamo bambini, 50 festa. anni fa, delle feste. E delle feste. la festa della fiera, rispolverato qui. A uscio anche dall'ambito della Proloco per anni coordinate eh, a livello comprensoriale dalla signora Terrile oggi da Daniela Segale, ma ci sono anche i tempi di cottura da sottolineare. Se ne occupa in questa casa di uscio il fedele marito e eh, sta attento a non bruciarli è il maestro del fuoco <ride> e quanto devono bruciare quanto devono cuocere e non bruciare 10 minut minuti a 220 ma per chi guarda da casa e sta vedendo queste immagini della preparazione cosa è bene dire qual è il consiglio più importante ma Niente chi è capace a impastare <ride> può, può gli farlo bene. E che sia l'angino, ecco, <ride> Sapere altro, un po' la, la... la successione degli ingredienti, qual è. No, Prima eh, lei qui mette la farina. Io metto il... la farina, poi metto lo zucchero, poi metto, faccio la casettina del sale per non, per non metterlo insieme allo zucchero, mm. metto il limone e il lievito. E il burro? Il burro. Che poi è sono morbido, morbido lo, lo poi sfatto con la farina e il lievito lo metto con il latte, cioè lo sciolgo nel latte. Vi sarete accorti, telespettatori e telespettatrici, che su questo tavolo davanti alla madia non ci sono soltanto i marroncini, ma c'è, signora? Ci sono i battolli. Cosa sono i battolli? Eh, I battolli è una pasta che è fatta... Mh, con tanta farina di castagna <ride> una volta di più, adesso un pochino meno, che era tipica proprio de, di tutto l'entroterra. Mm, qui da noi si facevano, ma si facevano anche tante trofie di castagna. Però, con quale condimento? Noi eh, pesto, pesto. Pesto. Mm. No, sempre col pesto. Ma anche questi col pesto? Sì, questi col pesto, e, e allora si facevano adesso che è il momento l'inverno quindi ci si mettevano patate e le rape i navoni i famosi no, i, i navoni no, i. esatto Sergio Rossi tempo di chiusura eh, non abbiamo detto l'esplosione massima di questi marunsini a fine pasto credo poi ognuno farà ciò che meglio crede però per quel che ricordo io durante nelle feste eccetera lo dicevamo prima con la signora io ricordo che da bambino li compravano tantissimi, avevano questo loro sacchettino e vedevi qualcuno in giro che li rosicchiava, però la maggior parte delle persone che li comprava li toccava poi nel vino. C'è da dire che vino, oggi... nero. Vino, vino nero. Vino nero, dice sì, la signora, sì. c'è da dire che sì, sì. siano quasi introvabili oggi eh, Sono al di là dell'artigianalità nostra. Sono più difficili, qualcuno ha ricominciato a farli, mm. naturalmente sì. con anche, diciamo così, qualche concessione alla fantasia, perché qualcuno se li ha fatti sull'onda del ricordo. Poi magari facendoli assaggiare a persone che avevano mangiato quelli che si trovavano comunemente, ha cercato di aggiustare un pochino le ricette. Quindi, come sempre, si cerca di andare dietro un po' ai gusti. E non è come... neanche detto che quelli di allora, oggi. Possano piacere, eh? non è desiderio. Sì, Poi è come sappiamo in queste cose il ricordo ha un gusto inarrivabile molto mai. spesso. Sì, no? sì. Eh, detto ciò, anche il limone ha la sua importanza. Immagino che tantissima, un limone coltivato tantissima. davanti a casa sia diverso, no? E Tantissimo. Come? Il limone è predominante, direi, è la, la cosa più, più importante perché è quello che dà il sapore altrimenti sarebbe un po' di farina ma il comunque... di limonetto eh, sarà certo. un po' esatto bene ora mi pare che se non ha altro da aggiungere i discorsi siano anche finiti ma io una cosa da aggiungere ce l'ho che è una sì. curiosità mia ci di una botta vorrei farmi dei nemici e cioè io mi ricordo di essere stato da una persona qui fra vegno e uscio e mi diceva noi d'inverno queste le mangiavamo quando c'era la farina di castagne sì, quindi beh. Le, I battoli, sì. e siccome sono di farina di castagne, quindi invernali, il nostro pesto non era di basilico, perché il basilico d'inverno non ce n'era, lo facevamo col cuore del prezzemolo e quindi era pesto eh, equivalente al pesto M eh, ma fatto con i cuori di prezzemolo. E questa signora, questa signora, due signore erano due sorelle, me lo dicevano e mi dicevano. Era, per noi era assolutamente normale, semplicemente perché non c'era il pesto di Vuol per dire non che oggi basilico. facciamo i fighi e, e i perfetti, e, però insomma un tempo si faceva come si poteva. La eh. storia è un conto, le fantasie sono certo. un'altra cosa. E viva comunque il pesto di basilico, per carità, non è che... Si offende signora? No, no. Ecco, beh, Allora, oh. si abbassa un attimo la... Mascherina e si gusta. Vedo che ci sono due differenze di cottura, appena appena, uno un po' più cotti, uno un po' più eh, chiari. Sì, non avendo. Non lei sta a guardare un entro le <ride> fine. Io sto a guardare, perché è lei che deve assaggiare. Io e, poi, e se il mai... limone si sente? e come? Che, che dà un gusto? È, è predominante perché deve essere predominante il limone. Secondo me. Bene, cioè, diciamo lei... che in, un, in, un, in un prodotto di questo genere, se uno riesce a procurarsi un limone locale eh. Eh, certo. dei, dei nostri, è un po' meglio. Ecco. Bene, se vuole andare, vada pure. Ah, Io sono tranquillo che lei non ci mette tanto a spazzolarsi di tutto. <ride> Signora, grazie, prego, grazie. Prego, a nome prego, credo, prego. dei nostri amici per questa ricetta che in tanti siamo grazie sicuri non conoscevano più. Ah, caro Cucinosofo, anche alla sua salute. Il nostro viaggio continua da usce dintorni. In questa puntata dedicata al Levante Genovese tra Sori, Uscio e Bogliasco, Sergio Rossi ci eravamo dati appuntamento. Un appuntamento romantico e verde con questa signora. Che intanto vi diciamo con uno scoop: non si chiama Gianna Tasso come tutti la conoscono da queste parti, ma si chiama? Zunino Maria Antonietta. Zunino Maria Antonietta. Maria Antonietta, Zunino, per parlare di una cosa. Assolutamente nel solco della tradizione, Sergio Rossi, ma soprattutto visto il momento storico che stiamo attraversando, con un preambolo doveroso. Sì, eh, noi dobbiamo dire che intanto che questa puntata è registrata, quindi qui le cose cambiano da un'ora all'altra, potremmo dire cose che magari nel momento della emissione non sono più attuali, ma nello stesso tempo dobbiamo dire che al momento c'è mezza Liguria che è libera, quindi il discorso piante, peste suina, eccetera tranquilli noi siamo in una zona libera una zona tranquilla abbiamo incrociato la signora e vi facciamo vedere comunque delle piante che sono le piante del giù. dopodiché saprete voi rispettando le norme di volta in volta dove poter andare a raccoglierle premessa assolutamente doverosa sempre il rispetto delle regole come sottolineato dalla cucinosofo e allora signora Gianna o Maria Giovanna Maria come Giovanna. meglio crede Maria da, Antonietta o Maria Antonietta da dove partiamo? No. Allora, la, la, um, eh, non lo so da dove partiamo. Allora, intanto qui ne abbiamo una quantità ecco, molto molto ampia. Questa, per esempio tra le mani... Questa qui è una allenage, una vietola. Perfetto. Ecco ed è um, tanti però nel, nel pre bugiù ce la mettono va bene. Allora, iniziamo a dire pre bugiù chi pre sentisse questa parola per la prima volta non ha traduzione credo Sergio Rossi in italiano giusto. No, no non si sa sono due versioni la versione de... Eh, romanzata che non c'entra niente con la verità, e cioè per, per Goffredo di Buglione, la solita no, storia che veramente ha stancato perché non è niente, non c'è niente di, di vero. L'altra che pre-bugì vuol dire sbollentare e pre-bugium viene da lì. Queste erbe che noi cerchiamo di raccontarvi di e di mettere insieme, servono Sergio Rossi per cosa? Per servono? Fare questo tanto servono per un sacco di cose, poi servono per fare delle preparazioni. sì. Ma servono anche per essere mangiate bollite da loro e poi ognuna ha delle caratteristiche. Sempre nel quindi, rispetto delle regole e soprattutto seguendo una stagionalità. E bisogna, sì, bisogna da, però, conoscere da, le persone da, che da, la sanno: da novembre fino a fino a marzo. E quante marzo. sono le erbe del prebugiù, secondo lei? Io, io ne, ho, ne ho classificato 24: 24, quindi abbiamo una eh, quantità ridotta. Non, non tutte, perché c'è da zona a zona, Perfetto. diciamo. Allora, partiamo da questa che dicevamo su. Me. In italiano si renderebbe? Beh, be be quella be lì è domestica, be be perché ma no, nasce da sola. Sì, eh? ma ve lo questa qui, ti appena l'orto, tranquillo che si. che lemo, dimmo, si, che Questa qua si. puoi metterla nell'orto che l'abbiamo la traduzione, però eh, nasce da sola. Io non la, la semino. Andiamo avanti, la seconda. Questa qui è un'erba. Come si chiama in Sinesia? In, eh, Zienese? in Zienese si chiama eh, ramponcio. Perché? Raperoncio? È non eh, raperoncio, eh, eh, no. no ramponcio perché è. Um, hai i tuberi perfetto vedete sì. questi quando ero bambina io questi qua li andavamo a prenderli grandi, grandi la fame li mangiavamo perché sono... andiamo avanti signora c'è la terza tipologia che vi mostriamo che è quella che prende nelle mani adesso che si tratta qui si chiama in, eh, perché in genese Shung a conosceva uh, no scusate devo parlare in italiano no c'è problema eh eh, conoscevo, la conoscevo, l'ho trovata e... Eh. Allora, in, Ita, in, in, in in latino si chiama Eurospermum eh, Vicroides In italiano si renderebbe come? Eh, la, non lo so neanche, non, non, non l'abbiamo trovata è Ma è prima genese questa? Non, Niente, non so, non so Vedete che si alterna il latino l'italiano al genovese Ma è anche il bello, insomma, di e questo no, dove... no, no, Non la conosceva nessuno, sono io che l'ho... L'ho trovata, poi l'ho trovata su, su, in latino, sui libri. Su, con la Ma cosa serve questa? Questa qui da mettere insieme, sempre una bugia. Sì, 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 okay. si può andiamo avanti, vi potete anche divertire da casa mentre la signora solleva le varie tipologie di piante e indovinare il nome, ancora prima che lo dica, soprattutto per gli esperti dell'entroterra e non solo. E poi ancora queste. Si chiama Elmatoteca. Picroides. In italiano si chiama spiasa. Andiamo ancora avanti, così eh, cerchiamo di dirle tutte o quantomeno le principali, anche con un po' di nozione didattica. Ecco, questa invece è il um, tageneto, che a Bugiasco lo chiamano begen. Si chiama Leoseris radiata taginetto. Vedete? Ancora avanti. Vedo anche le boraggini poi. Questo però è lo stesso, adesso questo è i fiori. Okay. Poi, questa è la Soncus, che è la, la scigerbua. E la signora si lamentava che l'ha raccolta da un po'. L'ho raccolta le ieri e, eh. e questa era passita, però il Però sole. ce la doveva far vedere. Ecco. Certo. Nel cestino invece cosa conserva? Abbiamo la scigerbua. Allora, questa qui è la. Che anche. non è proprio da. Ma nei panzotti si ci mette anche questa fa numero. Anche proprio nei che ravioli. altro questa nei ravioli, e nei tagliatelle, le tagliatelle verdi. Questa è la boragine, che è bella anche per i fiori, si mangiano anche i fiori. Perfetto. E poi ancora? Questo qui è il, è il Tarassaco, il piscialetto, dente di cane, non so cosa che questo si può mangiare anche in insalata nel senso di farlo bollire e poi si fanno questi qui questi anche. qua si possono fare sotto, questi sotto, acce, sotto olio aspetti che li facciamo un po' vedere sì. bene bene così anche da casa se ne rendono conto poi ovviamente eh, il Brebujung varia da zona a zona no? Ma da, da zona a zona, da periodo a periodo da scelta personale delle, delle, della gente da tantissime oh, variabili sì. che esistono tutte vanno tutte bene purché tu conosca le erbe sì, non ti faccia venire è di nuovo la, la un problema di pancia e ricordiamo sempre di monitorare le regole visto il periodo storico in cui siamo e che stiamo allora, vivendo. Volevo dire una cosa su questa: allora, esempio, questa qua non sarebbe più edile, edile, edibile Edibile perché ha i fiori. E Vi dimostro che adesso è al latte e quando ha latte è amara. Non è meglio, ma questa. è anche un po', vege, è un po vecchia. Ah, questa, e infatti, no? è fiorita quando ha il, il fusto fiorifero. Ecco, bisogna mangiarla quando è così. Che Perfetto. però Tenera. bisogna anche conoscerla, perché Conoccerla. se non la conosci ne prendi una sbagliata. Eh, ecco. signora, invece questi che. Ma non l'ortica, quella che. Eh, questa qui è l'ortica annua, diciamo annuale, perché ad, eh, nasce adesso, mm. poi in, in agosto secca la pianta completamente. Invece ne, nell'introterra. Questa è l'ortica dubbia, Urens. Anche. Invece nell'introterra c'è l'ortica. Eh, Pose, quella che alle, quella, alle, alle a vive perenne, perenne. poi c'è ancora Sto questa nico, foglia nico. Che, che è la, cosa è la, questa qui è la più preziosa momento allora c'è cioè, prima questa per più persone tanti fanno solo questa qui è la Rattalegua legua mm. eh, picroides le Ricardia picroides più preziosa perché ratta legata perché è più dolce mm. dicono che è più invece secondo me è, non si può fare solo i panzotti con, con questa erba o con quella. E, e io... La tengo un po ferma così lui può sì, prenderla, sì, perché sì. sennò se la muove sempre sì, lui sì. È difficoltà. Sì. Poi, no, no, prego. prego. L'ultima con cui vorrei chiudere che è questa no, foglia. È ancora sopra foglia. foglia. Sì, intanto partiamo da questa signora. La mm. prima. Allora sì. niente, quella abbiamo Andiamo eh, sull'altra così riusciamo grandi, a raccontarle tutte. La pimpinella. La pimpinella. Sanguisorba. Mm. Le abbiamo dette tutte, signora? No, ce n'è ancora due lì. Facciamole. Eh, allora, la si Sì. Calle perché si può mettere in insalata. Questa qui è la Silene vulgaris. Silene vulgaris. Quella che fa le ciocche poi. Mm. Che si, quando così, quelle ciocche che si facevano nelle e le... Poi c'è l'ultima che... Che, chiama... che raccontiamo. Bietola, che sì. Bietoli. Questo è il finocchio. L'abbiamo già visto. Ah, il finocchio l'abbiamo parlato, no? No, l'ha fatto vedere, prego. No, no. il finocchio. Il sì. finocchio serve anche da mettere poi nella salsa di noce. Sì. Quando si fa la salsa. Bene, così da casa l'hanno visto. E infine. Adesso, questa è la. Eh, che è bruttissima. Va bene, adesso. È la piantaggine lancio, l'anciolata. L'anciolata. Ora, lei quando le ha tutte, al di là che abbia detto 24 come tipologia perfetta di Prebujung, arriva a casa e cosa fa? E adesso, ecco, questa qui è la rapa, la, rava, la, la rapa Nistrum, la rapa selvatica. Arriva no. a casa e le, le fa e bollire tutte? La e Io questa faccio così. Perché non sì. si può mangiare questo. Questa faccio così. I prendere ci mette più tenere sì, diciamo. perché sennò è dura anche per fare. Quindi, prima la sceglie e poi la lava. Immagino poi la, la lavo. Questa qui bisogna togliere tutte le, tutte le foglie singolarmente. Sì. e dopo una pulizia adeguata di ciascuna pianta le fa bollire, Le faccio bo 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 bollire non troppo, quanto? Ma non so, 5 minuti, 2-3 bolli, così. Dopodiché? e poi si può fare, eh, farla con l'olio in una padella, io ci metto un po' d'aglio, olio, aglio e strascinare pre stracinò, che è quella che a me piace più di tantissimo. Poi si può bollire con, eh, con, con le patate condita con olio, limone e sale e con le focaccette in crescente, poi si può fare... Ma anche una pasqualina, Fanno anche la Tipo Pasqualina, però anche lì bisogna, ehm, non si può tagliare come le bietole cioè, a seconda del punto di eh, crescita sì. delle piante sì. bisogna cercare di togliere le parti dure e tenere le parti dure, più e tenere bisogna... Sergio Rossi al di là delle spiegazioni che ovviamente sarebbero lunghissime per chi ha un sapere come la signora Gianna detto ciò la raccomandazione è sempre seguite le regole state attenti al momento che stiamo vivendo non andate oltre quello che è consentito però come chiudiamo? No, allora, due cose ci sono importanti, la prima non raccoglietela quando i fiori perché primo è coriacea e non, non è buona e poi se no non si può riprodurre Bene. sentiamo Sergio Rossi, due io cose io dico due cose, uno non raccoglietele se non le conoscete lasciate perdere sì. perché ce n'è di velenose semplice, e, e questa secondo me è una cosa abbastanza importante due, se avete voglia e siete curiosi andate a vedere le proprietà medicinali di ogni singola pianta perché ogni singola pianta ha delle proprietà comunque e talvolta qualcuno usa mangiarle il meno condite possibile perché in generale si dice che siano in qualche misura depurative. Quindi se te ci metti un etto di burro, e le fai saltare con un etto di burro, è che chiaro è che non serve avere questa catite di spinaci che le peggio. Mm. E invece queste magari hai quella attenzione di mangiartele un filo d'olio, un goccino di limone bollite e eh, come diceva, non becasti mai di meglio, sì, solo l'oliva e... grazie. Al di là del fatto voi. che abbiamo fatto due passi che, che dopo il castagnaccio e i maronzini ci, ci hanno ci aiutato. Vale. Se non bastasse, dopo la lezione della signora Gianna, arriverà anche la pillola sportiva con cui chiuderemo questa trasmissione. E ripeto: possibilmente all'inizio, accompagnatevi a persone ferrate, esattamente come la signora grazie. per fare il pre giù. Arriviamo. Uscio, Sori e Vogliasco, tempo di conclusione Sergio Rossi, dopo aver assaggiato quel fantastico castagnaccio, aver raddoppiato quei marunsini, aver raccolto erbe, beh insomma in un paradiso come quello che abbiamo alle spalle con una bellissima ragazza che si chiama? Serena Gallone. Ex palmonotista nonché istruttrice di eh, surf, perché è proprio di surf che vogliamo parlare davanti a questa panchina originale, Rossi. Ma per questa, per questa strana alchimia che si è creata fra... Bogliasco e in parte Recco, eh, secondo la quale ci sarebbero delle onde spettacolari a Bogliasco naturalmente in condizioni particolari e siccome noi facciamo televisione semplice sappiamo che oggi non è una giornata da surfisti, no, no. niente vende, niente onda oggi. Però il posto è questo e pare che ci sia questo bellissimo fermento. E intanto... Nei tempi attuali quando si dice surf non hai il surf di qualche decennio fa che non poteva prescindere dalla vela, ormai il surf è la tavola. La tavoletta, eh, diciamo che il windsurf è passando un po' di moda anche per motivi pratici, avendo tanta tanta attrezzatura, eh, si è preferito uno sport un pochino più pratico come il surf che come vedete comporta una tavola molto semplice, anche piccola, una muta per il periodo invernale e costume per il periodo estivo. Sapevamo di Varazze, sapevamo di altre località nella riviera di Ponente, forse meno di Bogliasco, che però ha le sue ricchezze in questo ambito, perché? Cos'ha di speciale? Bogliasco intanto è una delle culle, cool, diciamo, del surf italiano, che negli anni 70 con i fratelli Fracas, i fratelli Giunto, eh, sono stati i pionieri, no? come noi li chiamiamo, i pionieri del surf in Italia, e pian piano si è sviluppato fino ad avere un boom sicuramente eh, molto eh, forte in questi ultimi anni con la nascita appunto delle scuole, di tutto un movimento surfistico legato anche ai viaggi. Abbiamo raccontato l'entroterra di questo territorio, ci fa piacere concludere sul mare, quali le stagioni migliori per fare surf a bugliasco e dintorni? Allora, le stagioni migliori sicuramente sono l'autunno, l'inverno, l'estate ci regala delle bellissime mareggiate e l'acqua anche calda, quindi condizioni perfette. Sicuramente l'autunno è la stagione più indicata per la frequenza di onde che ci regala. Evidentemente quanto la cittadinanza e il comune siano legati al surf eh, si vede anche sì. da omaggi del genere. Certo, sì, sì, c'è sempre stato un forte legame tra il comune e la comunità surfistica. Il comune ha sempre appoggiato diciamo, le varie mh, attività acquatiche anche in generale. E diciamo che sia per il comune che, che per i surfisti il surf è un elemento fondamentale del paese. Come se la cava con il legno lo abbiamo visto e nuovamente complimenti in chiusura a Sergio Rossi e col surf come va? Credo che non sarei capace nemmeno di spingerla alla tavola, forse di starci a galla sopra, accucciato, probabilmente sì, ma più di tanto no. E invece credo sia interessante dire che nonostante ci sia questa... Eh, diciamo così questa, questo profilo di, di anche agonistico su, rapal, su Bogliasco, c'è anche la possibilità fra qui e Reco di fare scuola anche per i principianti credo che sia interessante dirlo a chi è a casa? Eh, sì esattamente a Reco noi abbiamo un'altra scuola che si chiama Black Wave a Reco l'onda è sicuramente più facile per chi deve approcciare al mondo del surf offre condizioni adatte a tutti i livelli sia dal neofita che dal surfista più esperto quindi tendenzialmente i nostri corsi li svolgiamo proprio su Recco dove abbiamo tutta l'attrezzatura, spogliatoi con docce e queste immagini che state vedendo dimostrano proprio la ricchezza di questo territorio equipaggiamento per iniziare, muta, coraggio, forza e poi... un po' d'allenamento. Inteso come? Un po' di allenamento, è un po' di allenamento fisico, mm. nel senso che comunque stare in acqua richiede una certa preparazione, e quindi è sempre consigliato, soprattutto in condizioni di mare un po' più impegnativo, approcciare con una base di preparazione fisica adeguata. Che peraltro credo che loro controllino o. E contribuiscano a formare nel senso che se arriva un friscioletto come me di 64 anni non è che ti prendono e ti invelinano in mezzo al mare come no Dicono, aspetta io. un attimo se, sei, se hai bisogno di fare prima attrezzati fisicamente poi ne riparliamo cioè Capice. sono preparati non sono degli ingenui ecco. bene sergio rossi da questo panorama straordinario da questo panorama della cartolina da questo ballatoio sul mare di bogliasco cosa lascia la puntata Guardi, secondo me, proprio perché siamo qui, lei pensi che distanza siderale c'è fra i ragazzi in ciabatte che vengano a fare surf, qualcuno magari anche ispirato dal mito californiano, del ragazzo beach bum, come dicevano allora, e Mario con i suoi animali là in cima. Eppure questo è 20 minuti, un quarto d'ora di distanza, quindi che meraviglia questa cartolina della Liguria, veramente è una cosa che più la conosci e più la ami. Età giusta per iniziare? Qualsiasi età è buona, eh, ovviamente i bambini apprendono come delle spugne, quindi per noi è più facile diciamo, lavorare. Eh, ma Sergio? Se vuoi unirti prendiamo il surf non è età quindi è un invito tà, caro tà, cucinoso ti aspettiamo ma, volentieri ma ce l'avete c'è cioè qualcuno in queste da queste parti che è a livello nazionale qualche campione ce l'abbiamo o promesso allora, o qualche eh, promessa qualche promessa se si allena bene ce l'abbiamo attualmente in corso una gara nazionale a Bugaro in Sardegna c'è uno dei nostri atleti che partecipa, Edoardo Poggi. E come viene calcolato il punteggio nel surf? E... Perché un occhio non attento può dire prende bene o male l'onda, sì. però ci sono ci dei percorsi? Ci sono vari elementi che mm. determinano il voto sull'onda, la qualità dell'onda, la radicalità della manovra, la fluidità. E nel frattempo un incidente in diretta, d'altra parte Viaggio in Liguria, e anche questo, è anche raccontare il vero in diretta tra un'onda e l'altro, non esatto. sia onda, ma un tamponamento c'è stato esatto. davanti. Come dire che se ci pagano bene forniamo anche testimonianze in diretta. Detto ciò, la chiudiamo qui? Beh direi di sì, se non, se non aggiungere un dettaglio che a, for, porta anche analogia, e cioè il fatto che loro curano anche. Una piccola scuola di skate che ha delle analogie perché Grazie. in fondo sei sempre su un pezzetto di legno alla merce degli equilibri e quindi della gravità. Grazie davvero, in Grazie bocca al lupo anche con queste Creci. immagini di skate. Noi come sempre, precisi e puntuali, ci vediamo tra sette giorni dopo questa puntata che ha unito come sempre il mare all'entroterra. Allegri, ciao.